Signori miei, bentornati con Supermarket Simulator. Scusate se la parte precedente l'ho fatto durare un po' di meno, ma pensavo che stesse durando molto di più in realtà. Poi alla fine, in fase di montaggio, mi sono ritrovato a 25 minuti di video. Comunque, se volete altri video, come sempre, anche questo video dovete distruggerlo di like, ok? Dovete distruggerlo di like. Ora, siamo in affari e abbiamo la nostra bella shit qua. Stavo pensando di fare, però, probabilmente un altro di humus. Probabilmente ci starebbe perché non lo so. L'humus, a parte il fatto che sono 8 confezioni, vanno via in fretta. Quindi mi sa che ne ordino un'altra confezione prima di aprire e iniziare il nostro. Cioè, voglio vedere, sono curioso onestamente di vedere quanto ci fanno fatturare queste cazzate che abbiamo preso. Ma non credo tantissimo, però. Ci abbiamo i nostri stronzetti qua. Comunque ne ho preso due pacchi, insomma. Il problema adesso è un altro. Devo avere un altro scaffale dove c'è l'humus e altre cagate così. Merda, è un problemino. Sono reso conto solo adesso che manca la. Madonna, la candeggina. Come ha fatto a mancare la candeggina? What the f. Comunque, probabilmente questo però non so se ne farò altri di Let's Play perché ho un problema. Sto gioco, ho un problema. Che con gli ultimi aggiornamenti, eccetera, eccetera, inizia a scattare una Madonna. Quindi non so onestamente quanto ci starò dietro, però sì. No, perché mi sta mancando un botto di roba, guarda qua. Ma scherzi? Un po' tutto il resto, però sta durando, sì. Polloni, qua no, i polli ne ho un botto, lasciamo stare i polli. Lasciamoli da parte. Però, vedi, questo mi manca. Guarda il sushi grande, sushi grande. Manca il sushi grande. Quel burro d'arachidi. Ma come ho fatto a mancare l'altra volta? Pensavo di aver fatto un refill io. Ma cazzo ho fatto a mancare sta roba? C'era questo e il burro d'arachidi. 217 dollari, madonna, basta però, basta. Devo prima fatturare. È inutile che metto a acquistare ancora, ancora, ancora. Comunque, come state, ragazzi? So che vi mancava questa serie. So che è la vostra serie relax questa, lo so bene, lo so bene. Lo so molto bene. Altro humus. Questo, vedi, non so dove ficcarmelo. Potrei metterli qua. L'humus, mi chiedo, no, in realtà dovrei comprare un altro scaffale. Madonna, queste cose le devo buttare nel cesso. Sono in mezzo alle balle. Vedi, peccato che loro non prendono le scatole. Sicuramente poi faranno un aggiornamento che anche le scatole vuote arrivano i nostri robottini e prendono e buttano. Molto probabilmente sarà una roba del genere. Vuoto. Allora, fammi vedere. Qua non so se non. Ah, vedi, un pochettino non l'ho preso, sì. Se lo sono cagato. Qua neanche più di tanto. Sì, devo prendere un altro nuovo, ma non. Raga, non ho lo spazio. Cioè, non ho. O mi devo riorganizzare bene le cose. Perché io non ho lo spazio. Non ce l'ho. Probabilmente mi tocca riorganizzare al meglio. Madonna. È che questi stronzi prendono solo da qui, no? Quindi potrebbe essere un grosso problema. Devo riorganizzare uno di questi scaffali, raga. Non ho altra scelta. Cioè. Non ho lo spazio. Ma poi anche se ne prendo altra di roba. Cioè, vedi, se prendo altre robe, come faccio a organizzarmi questi scaffali? Non c'è più lo spazio, ma manco per piangere. È grave la cosa. È molto grave, ragazzi. Molto grave. Le pizze le state mettendo? Le metto io. No, non c'è bisogno. Non ce n'è bisogno. Sto controllando, ma sti stronzi stanno facendo il loro lavoro, per fortuna, quindi. Non c'è il problema di nulla. Però devo guardare un attimino gli spazi vuoti, perché qua ad esempio posso mettere sì, ok, l'humus, magari questo lo metto qui sopra e mi riorganizzo al meglio. Lo zucchero magari lo sposto solo qua. Poi per il resto metto tipo qua l'humus, qua le birre, altre cagate, dai, possiamo provare, dai. Un'altra scelta non ho. Altra scelta non ho. Madonna, quanta roba ho preso, non scherzi. 500 dollari. Aspetta, devo fare dei test per quello, non per altro. Tipo, qua metto le patatine. Qua metto la vodka. Cazzo sta roba, questa è la birra. Qua metto una tipologia di birra. Qua
Qua metto l'altra e poi sono fottuto. Aspetta, oppure faccio così, l'inverto. La birra è meglio metterla sotto. E vedi, lo zucchero magari lo devo mettere solo qua, semplicemente. Molto semplicemente lo metto lì, perché mi manca ancora questo e l'altra birra. Merda. Devo cercare di levare di mezzo i doppioni. Doppioni non necessari devo levare di mezzo. Potrebbe essere una sfida. Vedi, qua tecnicamente è tutto vuoto, però preferisco tenerlo da parte qua. Vabbè, la giornata è finita, quindi a prescindere da quello che ho finito. Devo fare il refill, però. Devo trovare ancora lo spazio, Dio. Me ne manca uno! Uno me ne manca. O lo metto qua in mezzo alla stanza. Quasi quasi. Cazzo mi frega, lo faccio domani però. Ne prendo un altro e lo metto in mezzo alla stanza, mi sa. Boh. Non lo so. Oppure ne metto altro, perché sì, tecnicamente posso metterlo anche qua, è un po' in mezzo ai coglioni, certo, però rimane, c'è comunque lo spazio. Ok, giornata conclusa, 5.000 dollari. Niente di che, trovati troppo costosi, 8, me ne frego un cazzo. Zucchero, birra, cereali, candeggina. È che molte cose, tipo qua, non c'è bisogno, tipo le metto qua sopra e via, tipo il salmone semplicemente va qua sopra, le costolette le mettiamo qua e il sushi... Lo mettiamo qui perché... Cioè no, il sushi lo mettiamo qua. Lo lasciamo qua sotto il sushi perché... Perché tanto il sushi... due confezioni bastano secondo me. Basta. Invece qua sotto mettiamo il restante che manca. Tecnicamente. Vabbè, ora di fare un bell'ordine, cazzo. Ma dobbiamo anche pagare le varie fatture che sono sempre più merdose. La sezione 9 mi chiama ma non ho i soldi. Vabbè. Allora, decisamente ho visto che manca parecchio. Questa birra mancava, l'ho visto. Prendo questo, questo, ancora questo, questo, questo e questo. Poi prendiamo. Questi sono finiti, decisamente. Uno di... Vaffanculo, però. E partono 9.000, minchia. Uno di questo che ho visto che mancava. Ho visto che mancava. Ovviamente il formaggio. Burro d'arachidi ho visto che ne mancava parecchio. Pasta, farine, decisamente. Sempre solite stronzate. La pasta mancava. Ah, era questa che mancava l'appello. La mettiamo qua sotto la birra. Anche se sarebbe l'ideale fare uno scaffale solo di alcolici e... Boh, non lo so. Devo iniziare a passare in rassegna a vedere quello che manca. Vedi il pane, un bel po' di confezioni le prendiamo. La farina, abbiamo solo uno scompartimento che, vabbè, in realtà possiamo fare così. Tre di ogni farina va bene. Dobbiamo prendere quattro di pane almeno. Guarda gli zuccheroni stanno mancando, madonna. I cereali base ce li abbiamo, no, finiti, abbiamo finito tutto. Ok, raga, piano piano devo fare un bel refilone qua, serio. Altrimenti non ce la facciamo. Devo spendere tutto. Praticamente spendere di nuovo tutto, eh. Vi avviso che verrà speso tutto. Tutto. Per la vostra gioia. Ho riaggiustato un attimino i prezzi perché mi sembravano alcuni troppo alti. Cioè, mi sembra strano che 8 clienti si siano lamentati. Quindi ho dato un'occhiatina. Alcuni erano un po' su di 60 centesimi, forse, una roba così, ma minchia. Un po' esagerati sti stronzi, vero? Giuda quanto cazzo ne ho preso di caramelle. Questi cereali erano finiti. Madonna, ecco. Manca il caffè, vedi. Il caffè, i coni, cazzo. Guarda le patatine. Madonna, quanta roba ho finito. Senza manco accorgermi, ma scherzi? Comunque è rilassante fare il refill, eh? Vi dirò, è rilassante. È rilassante. So che è una rottura di coglioni però per alcuni di voi, non lo so perché. Secondo me è una rottura di coglioni, anche se dite l'opposto. Io vi ci vedo a rompervi i coglioni di tutte queste cose. Voi volete l'azione, volete vedere i miei robottini che non fanno il loro lavoro e mi fanno impazzire. Quanto cazzo ne ho preso di questo? Sono scemo. Ne ho preso un altro. Questo però serve come? Porca giuda. Questo serviva. Questo è proprio svanito. Allora, oddio, sto andando.
Sapore per le mani mi serviva. Sì, vabbè, non tanto, però serviva. Meglio averlo. Altro sapore per le mani non serviva, ma meglio averlo. Ok, io direi di prendere 2 di Sprite e 2 di Coca. 2 di Sprite, 2 di Coca. Il gelato, le patatine. Ok, siamo rimasti ufficialmente con 826 dollari. 826 dollari, ma ho fatto rifilo a tutto, veramente tutto, non può mancare un cazzo. Io potrei tranquillamente aprire, cosa che sto per fare. Apro e via, non devo comprare un cazzo per oggi. Ho veramente tutto, di tutto. Non accetto che mi si dica che ho finito qualcosa perché impazzisco. Ma ho davvero tutto in più quantità. Sono pieni questi cazzo di cose, quindi non ci dovrebbero essere sorprese. In realtà, mi servirebbe un altro cassiere, ma non ho voglia di organizzare nuovamente gli spazi. Mettiamo qui, mi sa che ne ho preso un po' troppo perché non ci stanno, infatti, però ce li abbiamo di scorta. Per tutto il resto, niente. Oddio, è stata una roba infinita. Una roba veramente infinita. Però anche il sushi piccolo, dovrei prenderne altro. Oddio, mi sa che ne prendo un altro, il sushi piccolo, dai. Altro sushi, vabbè, tanto i soldi sono lì, chi se ne fotte. Tanto li rifaccio i soldi, signori, li rifaccio. Che 2500 dollari, puttana tua madre. Ma cazzo è possibile? Cioè, guarda che roba. Con quanto rimango? Cioè, dai, 196 dollari. Che schifo la vita. Che schifo. Non voglio sentire niente. Cioè, io me ne voglio andare a spasso adesso. Non voglio sentire un cazzo. Non voglio assolutamente vedere altre cose da pagare per 2 giorni, guarda. Madonna. Ok. Ragazzi, c'è tutto. C'è tutto veramente. Fine, mi gratto veramente. Aspetta, controllo che non ci sono sorprese. Tanto alla fine ciò che fa esaurirsi prima sono i polli e le patate. Quando ne comprano e via. No, l'ha rimesso a posto, merdoso. Aspetta che qua, guarda. Guarda. Ok, andiamo in mezzo alla pleba. Non so di cosa si è lamentata sta zoccola. Non vanno bene, perché non accetto un cazzo. Mica, questo 3,40 è un botto, in effetti. Scusate del mega taglio che probabilmente avrete visto, ma stavo sistemando un attimo i prezzi, perché alcune cose erano veramente troppo costose, alcune erano troppo basse, tra l'altro, di prezzo. Quindi sto ridando un'occhiatina in giro, questa addirittura di 1 dollaro. Non so perché è salita di 1 dollaro questa, però vabbè. Cioè, è sopra di 1 dollaro, voglio dire. È un po' troppo, cazzo. Certo che non le comprano poi alcune cose. Questa la portiamo a 4,30, dai. 20 centesimi in più. Scusa, ma quegli eunuchi smidollati stanno lavorando? Perché sembra che le cose stiano iniziando a svanire. Non vorrei dire, ma che cazzo, lavorate. Ok, minchia, la birra è sparita lì. Per dirne una. Che cazzo stanno combinando sti coglioni? Serve il cioccolato, vedo che sta sparendo. Le cioccolè. Le uova qua, no, non c'è ancora spazio. Lo zucchero ancora meno. Ok. Dai, gli do una mano. Non voglio. Voglio dare una mano, voglio dare una mano. Vediamo cosa manca. Il pane. Ce la caviamo con uno probabilmente. Ok, poi andiamo qua. Sicuramente uno l'avranno preso. Guarda un po'. Vediamo un attimo. Ok, quello viola, che non mi ricordo mai cos'è questo. Moussaka. È tipo parmigiana, non lo so che diavolo è, mi dimentico sempre. Queste sono le capesante che costano una Madonna. Proprio una Madonna. È per ricchi sta roba. L'olio forse ne mancava, ma ho visto anche il burro d'arachidi che un po' ne mancava. Ok, perfetto. Guarda qua la vodka. Cristo santo. Cosa sta facendo il refill di vodka, bravo. I barilotti di birra. Dovrebbe averne. L'ho già preso, cazzo. Altra cosa che mi sono scordato è di mettere la luce, perché lì non si vede assolutamente nulla. Il buio più totale. Per il resto,
tiene botta tutto. Siamo un bel fatturato tecnicamente in un giorno, non è poco. In pratica abbiamo fatto una roba tipo 4.000 dollari. Forse anche di più, eh. Perché non è ancora finita, stiamo ancora fatturando. Probabilmente molto di più, ma il problema è che domani dovrò rifare comunque un refill di roba, quindi a prescindere. Dovrò spendere. Anche se non esageratamente. Cazzo, ma perché questo l'ha messo qui? Se è lì il posto, ma è scemo. Guarda che è un rincoglionito. Mi sta disorganizzando tutto, sti stronzi. Ai dai. Boh. Che cazzo gli passa per la testa? Sto ignobile. E di qua devo levarlo. Decisamente. Qua lo zucchero, sì. Le uova, mica non so se ne hanno preso o meno. Vediamo una verifica. No, devono essere uguali. Quali erano queste? Una. Mica. Questo. No. Ne. Tutto pieno. No, dove finisce? Il refill tiene botta, raga. Sta andando alla perfection proprio. Forse il tè nero lo metterei qualcuno, vi dirò. Cioè non è il tè nero, è il tè verde. Quello dei fottuti samurai. Cosa stavo perdendo? Qua invece tiene botta, sì. È che secondo me sti stronzi. Non è che se ne manca uno si muovono subito. Vanno. Dopo, secondo me manca molto, secondo me. Pure può essere anche la mole di lavoro esagerata che. Ok, giornata conclusa, signori. 5.000 di fatturato. Top. Confezione da uova, cereali, olio d'oliva. Olio d'oliva. Sta a 6,31. Noi lo mettiamo. Lasciamo così, quasi qua. Forse. No, vabbè, lasciamolo così, dai. Una scesa di prezzo. Cereali bis. Sono calati. Però 4,25 va più che bene come prezzo. Guardate qua. C'è un buco di pollame. Qui mi ha fatto tutto bene, sì. Ok, devo prendere almeno 5 confezioni di pollo. Minimo. Poi. Guarda qua. Cereali e caffè. Qua due di caffè. E altre due di caffè. C'è qualcosa che ha bisogno di un singolo refill. Probabilmente la coca normale. E via, partono 300 dollari. Ma non solo, perché adesso abbiamo le fatture ancora da pagare. Ok. Però la birra devo ricomprare. La birra e la vodka. Minchia, quella birra di merda veramente è un dramma. Perché occupa un casino. Occupa veramente un casino di posto. Ok, sa che volendo possiamo aprire perché tecnicamente il refill lo faccio io al volo. Ok, ah sì, polli ci stanno, mettiamo tutto a posto. Mano a mano che va avanti l'ora, compriamo altre robe. Ma in realtà, erano queste le cose che di più mancavano all'appello. Ecco, credo. La birrozza ancora lì. La vodka. C'è lo spazio, ok, benissimo. Il pollame, ok. Il pollame ancora. Fatto bene a dedicargli uno scompartimento perché va. Oddio, che palle. Vedi il cioccolato, cazzo. Cioccolato. Inizio a mettere due. E metto anche la luce. Che la luce mi rompe le balle ogni volta, non vedo nulla. Non è ancora ora per la luce, però noi la mettiamo comunque qua. Dovrebbe andare bene, in teoria. In theory. Ok. Altro caffè. Se ne possiamo accatastare almeno 4 come minimo, però. Non esageriamo, dai. Vedo troppi spazi vuoti. Aspettate che do un'occhiata. Potrebbe aver fatto una cazzata. Allora, vabbè, lì è vuoto questi cazzi. Ecco, vedi, la candeggina, due pacchi, la prendo. Decisamente. E anche due pacchi di carta igienica. Mi sto andando troppo a ruba. Oh.
What? Non è la carta igienica, non le patate, no. Non me lo sono accorto. E non le patate. Jesus. Ok, qua che manca? Vedi, la maionese è finita. Cereali. Porco Giuda. Un continuo, continuo, continuo. Comprare, comprare, comprare. Cereali, prendo due. La maionese. Che la maglia costa un botto, cazzo. Ma che è fatta dalle palle di Zelensky? Com'è possibile che costa così tanto? C'è costato un casino. C'è costato uno sproposito davvero. No, ho sbagliato, mi sa. No, è giusto. No, no, niente, niente. Pensavo ho sbagliato dove l'ho messa sta roba. Ok, fammi controllare qua. La farina ricompro, gli spaghetti, la pasta. Un'altra sushi grande, ho preso parecchio. Scusate, non so se li vedete voi gli scatti, perché non ho mai verificato se in fase di rendering si notano, ma scatta veramente un casino a volte. Così a caso, eh. Non so dove cazzo sto mettendo. Vabbè. Queste uova non se le caga nessuno. Le patate continuano a mancare. Vedi, questo è un ottimo gioco di squadra. Cretini rimettono a posto la roba negli scaffali, io faccio solo gli ordini. Basta. Vabbè, è piena comunque sta giornata, quindi già. Mi rendo conto che mano a mano che loro svuotano, mi rendo conto che manca sempre più roba all'appello. Ok, qua ho impostato tutto. Volendo posso levare questo, lo metto qui, e c'è la carta igienica. Non mi ricordo, vabbè, lasciamo stare. L'humus, non so, stava cagando. Ok. L'acqua. Oh madonna, che scatti fa! Candeggina ne compro altra, mi sa. In previsione. Farina rossa dovrebbe tenere botta. Accendiamo le luci, va. Com'è la situa? Le casse sono piene. Costa troppo! Cioè, quant'è che costa? Scusa, ma stai scherzando? Sono un paio di centesimi. Ma ciucciami il cazzo. Cioè, ma che cazzo? Dai, un paio di centesimi sopra, mica, così è follia totale, però. E che cazzo? Guarda il sapone, madonna, sta finendo. Fammi vedere. Latte non ne ho parecchio, sì, più o meno. Se che è un'altra confezione, non farebbe schifo averla, di scorta. Così, fine. Cioè, fine, proprio fine, fine totale. Questo è il massimo. Boh. Quello che manca mancherà, sti cazzi, raga. Però è stata una bella giornata produttiva. E rende parecchio l'alcol. Cioè, mi dà la sensazione che stia rendendo abbastanza. Tutta onestà. Sono andato qua. Non so se ha svuotato un altro pacco di candeggino, ma lo lascio lì al momento. Questo lasciamo qui. Susi, questa sta mancando. Non ne avevamo più. La cocchina ne ho presa troppa. No, neanche tanto, dai. Ok. Questo è il fucking latte. Stiamo finendo. Questa, non ne ho più di spazio, la grande. Ok, l'humus. Ce n'è ancora un bel po'. La birronzola la butto qua vicino, così può servire. Vediamo che manca. No, l'humus, vedi qua l'humus manca, oh. Stronzi. Pieno di humus bisogna fare. Ok. Bironza la lasciamo qua davanti. Per il resto. Pep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 
base standard, così. Tutto ok, qua tutto con bacia. Sì, è una bella giornata. Abbiamo fatturato, vedi, lo shampoo, lo shampoo, lo shampoo. Dai, almeno a 10.000 riusciamo ad arrivare, porca miseria. 10.000 per la prossima volta, decisamente. Però devo aspettare anche gli aggiornamenti nuovi, perché io spero con tutto il cuore che ne mettano altri. Sennò come fai a mettere altre licenze? Come fai a comprare le altre licenze? Con tutti i prodotti che devi... Cioè, non ho più lo spazio io per mettere altri prodotti. Qua è da allargare ancora, come minimo. Non è possibile altrimenti, non puoi starci dietro. Bravo Ferrefil, come ti è stato insegnato. Ok, gli stronzi hanno
Vedi? Meno prodotti trovati costosi. Alla grande. Oddio. Zucchero, caffè, bibita, zucchero. Zucchero, caffè, bibita, zucchero. Marrone, la formagella. Ma c'è bisogno della... Aspetta, lo faccio vedere il film della formagella, là. Ti stronzo, non l'ho fatto. Ok, direi di partire con la giornata, va. Tanto non mi serve nulla in realtà. Fammi fare un rapido check. No, porta la farina rossa, due pacchi di farina rossa li potrei mettere in conto. Uno di basmati. Un tonno, madonna. Aspetta, eh. Allora, tonno. Anche il... No, il tonno, aspetta. Basmati. Il tunas. L'ho superato. Eccolo. Ok, così. Ma cazzo, devo pagare le robe, è vero. Probabilmente oggi, se tutto va bene, se non devo fare acquisti pazzi di merda, totalizziamo 10.000 dollari. Easy. Forse, eh. Vediamo. Vediamo se sti stronzi fanno quello che devono fare, ma dovremo farcela. Madonna, sti scatti mi stanno uccidendo la vista. Sevatura, sevatura. E il tonno. Ok, no, ne ho parecchio di tonno, guarda che robe. Ancora un formaggio, un cacchio. Vedi la birra. Che vabbè, ce l'ho di là. Cosa manca qua? Effettivamente ne ho preso uno di carta igienica e ho fatto bene. Il signor Mela qua ne mancava. Madonna, lo scatto mi ha quasi ucciso. Non mi ricordo se ne mancava, ma sì, ne mancava come. Preventivamente ne ho aggiunto uno di ognuno di quelli che... Ma vedi, qua non serviva, ad esempio. Madonna. Il sale. Se solo ci mettesse un carrellino, ma... Sarebbe stato figo se metteva tipo un carrellino, se si vedeva anche arrivare... Il camion che portava, non so, il nostro ordine, era figo. Ma si sta chiedendo troppo da un giochino del genere. Altre patate che non mi servono, perché non mi servono. Bravo. Cosa mi manca? Vedi, questo qua lo mettiamo. In modo tale che qui sotto si libera. Oh, la birra, la birra, la birra, raga, la birra. Birra normale e anche quella in barattolozzolo. Anche se questa ne ho qui, però ne prendo un'altra. Ok, aspetta, fammi ricontrollare qua. Qua regge tutto. Forse devo prendere il sale, sì, il sale, l'olio. Ma l'humus lo stanno mangiando sti bastardi, che gli porto le cose belle, di alta qualità, e sti stronzi non ne mangiano. Vi rendete conto che bastardi? Si meritavano il McDonald's, ve lo dico io. 31 di olio, non può sparire adesso. Fatemi scherzi. Madonna, gli scatti! Mi uccidono. Ok, 30 birre di scorta vanno bene. 35 lì, minchia. Cioè. Guarda quanto cazzo di olio ho preso, madonna. Altra, vabbè. Questo lo lascio qua, il promemoria. Scusa, ma se facciamo così... cazzo, non me lo fa mettere. Che palle. Ok. 6 uova. Guarda il parmigiano. Il parmigiano, vabbè, quello rosso che sta di sopra una zucca. Fammi controllare qua. Caffè, minchia, mi serve. Caffè rosso, nero e maionese. Partono 350 dollari, non importa. Guadagni frutta e l'anno di più. Aspetta, perché non vorrei avere altre distrazioni, ma... Ho tutto abbastanza. Candeggina qua. Ne compro un altro pacco. Altre due. Fammi vedere, aspetta. Cosa per... Sì, allora, non ce l'ho. Sprite ne ho ancora. Maionese, prendo la maionese, due di carta igienica. Due di carta igienica, sì. Sì.
Riesco a fare l'ordine, grazie. No! Non facevo a tempo, vabbè, vaffanculo. L'ho ordinata però, quello che devo ordinare l'ho ordinato. Gesù, raga. Dai, dai, fatemi fatturare, devo arrivare a parecchio, dai. 10.000 voglio toccare almeno oggi, dai. Se siamo pronti per la prossima volta, vediamo cosa farne con questi 10.000. Magari facciamo un... non lo so, o allarghiamo il posto. Oppure, boh, non lo so. Abbiamo diverse scelte, solo che quella della nuova licenza. Quella della nuova licenza mi stuzzica, ma allo stesso tempo non lo so, non ho lo spazio. Il magazzino è troppo pieno. Cioè, dovrei mettere gli scaffali e poi iniziare a essere sempre più incasinato. Tenere d'occhio cosa manca e cosa no. Vedremo. Non lo escludo, però, vedremo. Mi so organizzare più o meno. Più o meno mi so organizzare. Oddio, sono finito le patatine. Cazzo, ma da qua non posso tirarlo via. Brava signora, brava. Madonna, quanta birra ha preso. Vecchio ubriacone. Ho finito tipo nachos, che cazzo è che erano, però ne ho ancora, quindi durano. C'è problema. Li aiuto nel refill perché sennò mi scasso il cogone, se ragazzi, aspettate. Perché io rimango sempre umile. Mi ricordo quando le facevo io, facevo sia il cassiere. Guarda, facevo sia il cassiere che il rifornitore. Ah, che bei tempi andati. Mettiamo un po' di latte. Vedo che ne manca. Forse questa manca del salmone. Ecco. Dai, minchia. Non so quanto siamo lontani. Non lo so. Non lo so se 10.000 li tocchiamo. Forse rimaniamo sui, boh, 9.000 abbondanti. Non lo so. Che palle. Non so che cosa hanno acquistato, quindi è difficile prevedere. Forse siamo sui 9.000 comunque. Dobbiamo abbassare un po' le aspettative. Un pochetto. Un pochetto vanno abbassate le aspettative. Ma neanche 9.000 abbondanti. Non ho parlato che 9.000. Che è successo? Non siete più dei grandi acquistatori come i tempi d'oro. Cosa vi è successo? Cosa vi è successo? Sciocchi. Come ancora pizzi. Vabbè, nuova giornata, ragazzi, è andata bene. Solo un prodotto ho trovato troppo costoso, quindi per il resto va tutto bene. È aumentato tutto, tè verde, cotolette e uova. Ok, signore, spero che quest'altro let's play vi sia piaciuto. Ce ne sono gli stronzetti che ancora stanno lavorando. Siamo a livello 42 del negozio, tra l'altro. Nella prossima puntata saliremo un altro pochettino con i danari. E poi prenderemo licenze e altre cagate varie. Ci vediamo al prossimo let's play. Ciao a tutti.